Radio Station, Radio Bruno. Sono le 12 e 8 minuti, in onda su Radio Bruno va una canzone che ci piace tanto, tantissimo, e questo lo metto tra i motivi per cui oggi la reputo una bellissima giornata. Sono tanti motivi, uno perché c'ho Clarissa accanto. Ciao Enzo, che bello. Clarissa che aveva voglia di straordinario, a quanto pare. Avevo voglia di straordinario perché c'è un personaggio straordinario dall'altra parte. L'occasione quindi lo richiede, un po' di straordinario, perché come hai detto tu, dall'altra parte in carne e ossa è rock and roll. Se mi potessi permettere un esempio calcistico e sportivo, abbiamo un'ala destra fortissima, un mediano pazzesco, un numero 7. Diamo il benvenuto e il buongiorno a Luciano Ligabue. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, buongiorno a tutti quanti. Ti ritrovi nel numero 7? Nel numero 7 mi ritrovo sempre, anche se non voglio, praticamente. Nel senso che è un numero che mi segna da sempre, ce l'ho con me di vicino nella vita da sempre, quindi mi sono arreso a questa realtà. Quando ti sei accorto che il 7 per te era un numero con un significato particolare? Quando ne hai preso proprio coscienza? Me l'hanno fatto notare due numerologhe in un momento successivo, buon compleanno Elvis, che non so se si conoscessero fra di loro. Mi hanno fatto avere paio di lettere in cui mi dicevano: guarda, tu sei un numero 7 che cammina. A quel punto hanno elencato una serie di motivi, e adesso ne dico alcuni al volo. Dai. Il mio nome è fatto di 7 lettere, il mio cognome è fatto di 7 lettere, sono nato di 13-3 che fa 7, 1960 che fa 7, San Luciano il 7 gennaio, la mia traccia più famosa è la traccia numero 7 di Buon Compleanno Elvis, cioè Certe Notti. Ma fantastico. Il mio primo concerto l'ho fatto nell'87, il mio primo stadio l'ho fatto nel 97. Insomma, vuol dire, non si finisce più, veramente. C'è tante cose che alla fine abbiamo preso atto del fatto che, insomma, il 7 ha a che fare con me, quindi ci abbiamo giocato un po' anche in questo momento. Ecco, infatti 7 è il 13° album in studio. Lo stesso giorno, il 4 dicembre, è stata pubblicata la raccolta 77+7, che comprende, oltre all'album 7, 77 singoli di successo del cantante. Quindi, insomma, più 7 di così non si può. Tra l'altro avevamo notato che Volente o Nolente ha 7 lettere di qua e di là, giusto? Sì, e oltretutto, e questa non era una scelta voluta, se guardi il giorno di uscita è il 4/12, se fai la somma anche lì da 7. Ma fantastico, bellissimo, mi piace. Siccome, ecco, oggi è un momento per chiacchierare, per sapere un po' di più, e noi mettiamo quelle canzoni, ma al telefono abbiamo chi quelle canzoni l'ha fatto, io vado a pescare tra quelle 7 canzoni una canzone che i tuoi fan accaniti conoscono a memoria, che è La ragazza dei tuoi sogni, e poi abbiamo due domande sempre su questa canzone. Certo. E ripartiamo proprio da qui, da La ragazza dei tuoi sogni, una delle 7 elette canzoni che trovano posto in quell'album con cui, anzi, stiamo discutendo con chi l'album l'ha fatto. Abbiamo ancora con noi Luciano Ligabue. Ciao Luciano. Ciao, ciao. Un inno alla ragazza ideale, la ragazza che rispecchia tutto quello che si desidera. Com'è nata questa canzone? Raccontaci qualcosa di più. Ma è nata proprio così, pensando a una sorta di idealizzazione, cioè tante volte, insomma, nella vita, fortunatamente incrociamo le vite, insomma, le ragazze reali e non quelle dei sogni, perché... Fortunatamente, dici, perché? Dico fortunatamente perché, insomma, quelle dei sogni devono restare lì, nei sogni, e fortunatamente troviamo cose meravigliose, quelle che abbiamo nel frattempo incontrato. Infatti c'è anche una chiusa ironica, dice: la ragazza nei tuoi sogni, finché resta nei tuoi sogni puoi cercare ancora in giro. E tu sei uno che cerca ancora in giro, no? No, io adesso sono tranquillo, sai, sono sposato, sono quasi in una versione quasi monacale. Monacale? Non avrai esagerato? Ah, sì, ho un po' esagerato. Ecco. Non te lo dicevo, me ne sono reso conto. Quanto manca il contatto col pubblico a Luciano Ligabue? Manca quasi come l'aria, nel senso che l'ho ripetuto quasi allo sfinimento, ma si sa di me che praticamente quello che per me conta veramente in questo mestiere, definiamolo così, anche se non, per me più che un mestiere è l'esercizio di una passione, quello che conta è avere davanti gente mentre ti suono musica dal vivo, e ovviamente mi manca tantissimo, cioè sto vivendo una forma di forte compressione, frustrazione, incazzatura pure, però nel frattempo non si può
può far altro che muovere il freno, tenere botta e aspettare che finalmente si esca da questo incubo, sperando che quando sarà potremo finalmente riprenderci non solo quella bellissima cosa che è l'esperienza del concerto, ma addirittura insomma prenderci dietro anche qualcosa, quindi quasi una sorta di rivincita rispetto a questo periodo di isolamento. Luciano, tu hai detto proprio la parola giusta, mestiere, e per quanto il tuo mestiere e tutto l'entourage sembra più una festa che un mestiere, è un lavoro a tutti gli effetti, è quasi un anno che non c'è musica live, ma non è che c'è il rischio che la gente si abitui e la musica viene dimenticata? No, che la musica venga dimenticata, questo non credo sarà possibile, perché a sua volta, se no vi tocca chiudere, ragazzi. Esatto, anche noi no, per carità. Però c'è da dire che, insomma, io confido sul fatto, spero, insomma, soprattutto, che non vinca l'idea dello streaming, cioè dei concerti fatti in streaming, che ovviamente per chi produce musica sono una fonte di salvezza, perché insomma si riducono molti costi di produzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono un ripiego, Luciano, è un ripiego un concerto in streaming. Un concerto è sudore, urla, è cantare insieme, essere vicini, è quella roba lì. Infatti per me quello è il concerto. Sì. Però insomma sto incrociando le dita che non vinca quell'altra tesi, perché insomma ovviamente chi si occupa di musica si occupa anche di soldi, ovviamente in modo particolare, e credo che stiano cercando di farla passare questa cosa. Ecco, sì, anche perché significa lavoro, non solo soldi. Hai parlato di speranza, cos'è per Ligabue la speranza? È una parola che torna anche nei tuoi testi. La speranza è una condizione che abbiamo, cioè, ma di cui non possiamo fare a meno, nessuno, cioè nel senso che credo che anche il più cinico dei cinici la mattina deve avere un motivo di speranza per scendere dal letto, quindi anche se non vogliamo ammetterlo, viviamo tutti con quel senso lì, dopodiché magari sono anche speranze piccole, in questo momento ce n'è una grossissima, enorme, che è quella proprio di pensare che al più presto si esca da questo angolo buio in cui siamo finiti, e nel momento in cui lo faremo, vedere, contando le ossa rotte che avremo, vedere se insomma lo sconto psicologico che stiamo pagando non sia stato troppo pesante, e quindi sperare che l'euforia che ne seguirà sarà sufficiente per insomma metterci tutto alle spalle. Secondo me andrà proprio così, nel senso che abbiamo una grandissima voglia di riscatto e anche di ritornare alla normalità, una normalità che potremo riconquistare prima del previsto, almeno è quello che spero, anche perché significherebbe magari venire di nuovo al concerto di Ligabue al Campovolo. Io me li sono fatta tutti i Campovolo di Ligabue, brava, mi sono divertita molto e sono pronta per il prossimo, è lì però, in sospeso. In che modo? Hai campeggiato? No, hai vissuto la vita? Confesso di no. Io sono uno molto comodo, l'unica volta che ho fatto campeggio è stato nel primo Campovolo. Fantastico. Anzi, in quel secondo, tre giorni pazzeschi. In tenda. E quindi io comunque mi devo preparare la tenda per il prossimo, quello che ci sarebbe dovuto essere, ma ci sarà? No, io sono una di quelle da coda in macchina per tornare a casa. Però insomma, diciamo che anche l'organizzazione della viabilità negli ultimi anni era perfetta. Cosa significa per te quel palco, Liga? Beh, Campovolo significa una magia particolare che è nata dal fatto di fare una festa a casa, cosa che già all'inizio era particolarmente rischiosa, perché insomma, come tutti dicono, insomma, nessuno è profeta in patria, ma noi decidemmo di fare questa festa nel lontano 2005, quando decidemmo di far uscire un album molto personale che parlava molto di me in un momento particolare della mia vita, che era per l'appunto, si chiamava non a caso Nome e Cognome. E da allora Campovolo è diventato qualcosa che non immaginavamo potesse diventare, per cui è chiaro che per noi ha un sapore tutto particolare, diventa sempre il momento delle feste speciali, quest'anno avrebbe dovuto esserlo per i 30 anni e lo sarà l'anno prossimo per il 31. Allora qua la gente ti lascia immaginare quanti messaggi arrivano, e sono convinto che la totalità di chi sta scrivendo aveva già
organizzato la trasferta per vivere l'esperienza del campovolo. Quindi ora sei qua con noi. Cosa puoi dire a tutta questa gente che ti segue, che aveva già organizzato e tutto? Mollatemi, perché io quel giorno di quel mese devo andare lì da Liga. Ma quello che posso dire è che noi ovviamente stiamo per l'appunto soffrendo del fatto di non aver potuto andare a fare questa festa con quello che avrebbe dovuto significare. E credo che sarà, credo, ma sai, poi alla fine le cose uno lo sa mentre le vive, credo che sarà fin troppo carico di emozioni quel concerto, perché quando sarà, sarà per l'appunto pieno anche della tensione, insomma, accumulata nel tempo, della voglia di sfogarsi che è ancora sarà cresciuta, del bisogno di fare una festa ancora migliore di quella che non avevamo già pensato, perché comunque non riusciamo a non pensarla così, e quindi sarà un concerto difficile da sostenere anche per me, per tutte le emozioni che si porterà dietro. E la carica, proprio che, e l'energia. Spero proprio che questo tasso emotivo sia la cifra di quel concerto lì. E sarà difficile anche da dimenticare. Prendo Mary, rappresentanza di tutti, speriamo di tornare presto ai tuoi concerti. Anzi, quando ci sarà il prossimo concerto, una delle canzoni che verrà suonata live sarà quella che ci ascoltiamo adesso e poi... È la mia preferita, di 7. Mi piace ancora di più. Essere umano, Ligabue. Sempre rock, fortissimamente rock. Si dice molto del carattere di una persona in base alla musica che sceglie. Clari, sei una rock, una metal quasi. Bello, ora capisco questa... perché ti piaceva così tanto. Questa canzone è carica, mi dà proprio quell'energia che sento nei suoi concerti. L'altra che mi piace moltissimo è Mi ci pulisco il cuore. Mi piace molto anche l'idea e il testo. A me già solo il titolo. Luciano Ligabue in diretta con noi su Radio Bruno ancora. Ciao Luciano, buongiorno. Ciao, buongiorno ancora a tutti. Qual è la tua preferita invece di questo set? Vabbè. Ce lo confessi, dai, ce ne sarà una a cui sei legato un po' di più. No, no, lo sai che io non riesco a fare un'attrezzatura di questo tipo, perché alla fine è tutta roba tua. Alla fine, se uno pubblica un album, vuol dire che insomma crede un po' in tutte le canzoni che ci mette dentro. Io più o meno ho sempre fatto così, quindi ho affetto anche per quelle che sono rimaste un po' nascoste all'interno degli album e che insomma sono arrivate a non tante persone. Allora, rimani fedele nei secoli, perché ascoltando le 7 tracce dell'album c'è sempre il suono buono del Liga, ma magari mi sono accorto male io, c'è un suono leggermente diverso rispetto al... cioè, sempre la tua musica, ma attualizzata. Ho ascoltato male? Beh, diciamo che, allora, intanto è un suono che è stato, diciamo così, in parte recuperato da una vecchia coppia di produttori, vecchia anche nel senso anagrafico, che sono Ligabue e Barbacci, nel senso che per una decina d'anni io e lui abbiamo coprodotto da Buon Compleanno Elvis fino a Fuori Come Va. Io l'ho conosciuto coi Negrita Barbacci, sempre lui. Sì, è sempre lui. Dopodiché per un po' di anni non abbiamo collaborato insieme, e in occasione di questo album, che doveva essere comunque una raccolta di canzoni che partivano da spunti comunque trovati nel cassetto, alcune erano un po' più avanzate, altre erano veramente soltanto, tipo ad esempio Mi ci pulisco il cuore, era soltanto il titolo, quindi una canzone scritta di nuovo. Però insomma mi piaceva l'idea di recuperare un rapporto lavorativo insomma con Barbacci, che quello umano c'è sempre stato, ecco, proprio per questo motivo. E quindi secondo me abbiamo ricreato un suono riconoscibile, però ovviamente cercando di essere noi stessi nel 2020, quindi magari leggermente aggiornato. Tanti artisti, Luciano, dicono di aver scritto materiale per 4 album in questo periodo in cui sono rimasti tanto tempo in casa. Tu? Beh, io ho sempre scritto, guarda, io che ci fosse un virus oppure no, io l'ho sempre fatto, perché è una cosa che mi piace fare, perché mi voglio concedere il lusso di buttare via roba. O magari ripescarla anni dopo, rimaneggiarla un po', chissà. No, ma anche proprio di buttarla, che è meglio per me. Alcune proprio sono lì perché succede che un pomeriggio scrivi una canzone ska, non lo so, quindi muovendomi anche in generi diversi proprio per il gusto di giocare anche con la musica. Dopodiché ogni tanto invece tra quelle ne esce
qualcuno che dice no, io questa la voglio proprio far sentire alla gente, e a quel punto divento la canzone che prima o poi esce in un album. Mi piace. A proposito di gente, intanto qua nel frattempo la gente dà i numeri, Luciano, sto leggendo gli sms, il tuo album ha scardinato le leggi matematiche, c'è un nostro amico che non si firma, scrive 30 più 31 uguale 7, che hai creato un caso, ma tra questi che scrivono, noi ci sentiamo di fare un regalo di Natale, credo come non ne abbia mai ricevuti. E allora ti chiedo di ritornare, che ne so, al periodo di Radio Freccia, a trasformarti in un conduttore radiofonico, perché in collegamento con noi abbiamo Serena, se non è svenuta nel frattempo. Ciao Serena! Ciao Serena! Ciao, ciao! Grandissima fan del Liga, ora puoi parlare con lui. Eccomi qua. Ciao Serena! Ciao, ciao, guarda, è un regalo bellissimo perché purtroppo sono a casa col Covid, ecco. Quindi penso, stamattina ho fatto il secondo tampone, spero che tu mi porti fortuna. Speriamo. Per tornare alla realtà. Volevo solo farti una domanda e sapere come mai scegli sempre Lisa come interprete femminile, che per me è il top. Grazie Lisa, grazie mille. Allora Serena, intanto come stai te però? Sto bene, sì, è passato, insomma, come una specie di influenza, l'unica cosa è il lavoro, stare a casa, insomma, tornare un po', cioè solo oggi uscire con la macchina e andare a fare il tampone mi sembrava di essere in un altro mondo. New York. Mi sembrava di essere un essere umano, Luciano, ecco, un essere umano. Vabbè, è meglio così. Senti, no, niente, allora, con Elisa è tutto successo 15 anni fa, io avevo scritto Gli ostacoli del cuore, e non so dirti bene il perché, ma immediatamente ho avuto un pensiero, ho detto, questa canzone credo che non dovrò cantarla io, ma penso che dovrebbe cantarla Elisa. Quindi io la contattai e le dissi, guarda, credo di avere una canzone che penso abbia a che fare con te. E quindi gliela proposi e nel frattempo comunque quel pomeriggio di 15 anni fa, che era, la registravamo un po' più nel mio studio qui a Correggio, io avevo preparato anche proprio il provino per volente o nolente, perché comunque dicevo magari se non le piace quella lì, gli ostacoli del cuore, forse le potrebbe piacere questa. E quindi la voce che senti in Volente o Nolente, adesso nella canzone che sta girando, è proprio la voce che registrammo in quel provino, la voce di Elisa che registrammo nel provino 15 anni fa, perché è piena di candore e mi piaceva mantenere quella lì. Quindi questo è più o meno il percorso che abbiamo fatto io e lei fino adesso. Bello, grazie. Grazie Serena. Grazie, devi, ragazzi, devi grazie, fare almeno Luciano. 7 tamponi per essere in linea. No, con guarda, il... Non tirargliela. Il più bello di Natale, veramente. Grazie. Grazie di cuore a te. Luciano, tuo figlio Lenny suona e mi dicono abbia anche del talento. Ha mai accompagnato il papà? Cioè, vi è capitato di provare qualcosa insieme padre e figlio? Dici, no, scusa, che ho preso la prima parte. Tuo figlio che suona, no? E che ha talento. Lenny ha già suonato in un paio di pezzi miei. Dai. Uno è Tacabanda, che è in Arrivederci Mostro, allora aveva 11-12 anni, suona la batteria in quella specie di marcetta che è quella canzone lì, sì. E poi ha suonato la batteria in La Cattiva Compagnia di Start. Chiedi un'opinione sui tuoi pezzi? Beh, diciamo che sì, comunque siccome lui è appassionato, vuole produrre, eccetera, spesso viene in studio, viene a sentire, viene un po' a capire anche quello che sto facendo, e quindi sento anche da lui ovviamente cosa ne pensa, ma lui viene da gusti molto più duri comunque, un metallaro puro e duro e crudo, e quindi insomma se le mie canzoni riescono a passare il suo filtro, già mi andrà bene. Molto bene. Che Natale sarà per te brevemente? Come lo passerai? Sarà un Natale molto intimo, festeggiato in casa, non ci si può nemmeno spostare fra comuni, quindi credo che non potrò nemmeno raggiungere alcune parti della mia famiglia, però insomma sarà come deve essere nelle misure che dobbiamo tenere, tenendo botta anche in quell'aspetto quest'anno, pensando che magari sapremo apprezzare di più
Ecco, teniamo botta. Quando saremo liberi di festeggiarli come si deve. È mezzogiorno. Moto di Liga e moto di Radio Bruno, lo sposiamo in pieno. Nel frattempo, se è fatto mezzogiorno e 35 minuti, ci prepariamo alla pausa pranzo per chi avesse scelto Radio Bruno soltanto adesso. Raga, vi siete persi una chiacchierata pazzesca con il Liga. Il Liga chi è? È uno che ha in circolazione un album nuovo, nuovissimo. Sette, il tredicesimo album in studio del Liga. Grazie a Luciano Ligabue per essere stato con noi e ti aspettiamo in diretta in studio quanto prima. Grazie! Grazie a voi, buone feste a tutti. Ciao!